A lei piace tanto ragionare sul merito, allora mi permetto di rivolgerle qualche domanda sul punto. Un giovane merita di lavorare tutto il giorno per 3-4 euro all'ora? Un padre di famiglia, dopo una vita lavorativa, viene rottamato ad esempio a 50 anni e chiede un sostegno. Merita di essere rappresentato come un tossicodipendente che, sono parole sue, vuole il metadone di Stato? La sua soluzione ai percettori di reddito che non trovano lavoro è quello di tagliare l'assegno, lasciandoli in totale indigenza. Le diamo un consiglio: alzi il telefono, chiami i 14 governatori di centrodestra, dica loro di impegnarsi, industriarsi per potenziare i centri dell'impiego con i fondi già stanziati che giacciono lì. Le chiedo di concludere, onorevole. Chi ottiene 500 euro di sostegno al mese merita di essere messo alla gogna da chi guadagna in quest'aula 500 euro al giorno? Lei non ha speso una parola per il precariato. Siamo oltre 3 milioni di lavoratori precari, è un record. Non ha detto nulla su 4 milioni e 300 mila lavoratori che hanno buste paga da fame. Presidente Meloni, io concludo. Noi siamo pronti, le rubo qui uno slogan della sua campagna elettorale. Noi siamo pronti a denunciare le vostre incongruenze, le vostre inadeguatezze. La nostra opposizione qui in Parlamento e anche nel Paese non raggiungerà mai, signora Presidente, qui la voglio rassicurare, i livelli di compostezza a cui lei ci ha abituato durante la pandemia. Lei ne ha parlato della pandemia, ne ha parlato, però ha taciuto di riferire che mentre, ritorno alla sua metafora, la nave Italia affrontava questa tempesta, incredibile tempesta, lei disseminava continui scogli per farci cadere in fallo. E poi lei che tiene tanto alla sua coerenza, Presidente Meloni, non menta agli italiani, dica la verità. Al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation EU. Astenersi in Parlamento e qui significa non far passare il Next Generation e PNRR. Se fosse stato per voi non l'avremmo avuto. Onorevole, le devo chiedere di concludere, ha Concludo. sforato il suo tempo. Grazie. Concludo. La nostra sarà una posizione solida, puntuale, ancorata sempre e costantemente ai bisogni concreti dei cittadini, ma proprio per questo sarà implacabile e intransigente. Un'ultima parola per i fatti della Sapienza. Oggi abbiamo, in queste ore abbiamo visto, ci sono delle immagini che mi hanno fatto venire i brividi. Rispettiamo la libertà di parola, di manifestazione del pensiero. Però lo dico anche al neo ministro dell'Interno, poi ci saranno fatti accertamenti, vedere manganelli, vedere cariche contro studenti che dalle immagini almeno appaiono indifesi, veramente mi preoccupa da cittadino, da membro di questo governo e anche da professore universitario. Deve concludere, L'università è onorevole luogo Conte. del confronto democratico. Per queste ragioni, a nome del Movimento 5 Stelle, anticipo il voto contrario alla fiducia al governo. Grazie.